Bentornati. Ferruccio Petra, c'è una citazione che per un musicista è molto, una citazione di Agostino molto importante per un musicista? Beh sì, senz'altro, quella che dà importanza proprio al canto, ma alla musica in generale, cioè che chi canta prega due volte. Perché? Una volta per trovare una data e una volta per essere pagato. Giusto. Giustissimo. Torniamo a raccontare di Agostino. Che Agostino fosse un sciupafemmine assatanato, ma a noi non risulta. Cioè sì, lui racconta nelle confessioni di essere un turpe vizioso, però insomma stiamo parlando di un uomo che reputa un peccato mostruoso aver rubato due pere acerbe da bambino. Quindi facciamo la tara. Agostino era un bravo ragazzo. Era un professore universitario di retorica, professore intelligente, stimato dai suoi allievi, dai suoi colleghi, innamorato di questa ragazza, fedele, fedelissimo, comunque a questo figliolo. Tutte le dottrine filosofiche che lui ha attraversato non lo convincevano fino in fondo, sente sempre questa insoddisfazione. L'ultima delusione è quella manichea. A quel punto finalmente comincia ad ammettere a se stesso che l'unica cosa che lo attrae veramente forse è proprio Gesù Cristo. Ci aveva ragione mamma, ahimè. Ma c'è un ultimo scoglio da superare, uno scoglio teologico? No, una cosa semplicissima. L'elite intellettuale del tempo vedeva un po' il fenomeno del cristianesimo un po' con commiserazione. I cristiani, soprattutto i cristiani cattolici, erano visti dagli intellettuali un po' come cioè erano le classi meno sociali più basse, erano i sempliciotti. Erano un po' i cattolici erano un po' gli sfigati del tempo, quelli con la forfora e il tartaro sui denti. Allora, oggi no, oggi non è così, no? Quindi facciamo un grande sforzo e immaginiamoci che all'epoca, nel 380 d.C., i cattolici erano gli sfigati e che un intellettuale si vergognasse di dire che era cattolico. Uno come Agostino si vergognava di dire che andava a sentire le prediche di Ambrogio a Milano. Cioè, assurdo, no? È impossibile pensare. È come se te oggi, no? Tu ci vai a messa? Sì, ecco, è come se a te oggi ti squilla il cellulare mentre sei a messa, vedi la pischella carina, quella che mi piace, dell'università, rispondi, no, parlo piano perché sto in biblioteca, non succederebbe mai, no, non succederebbe mai una cosa del genere. Ecco, c'è una buona notizia per tutti noi, è ufficiale, oggi prendere in giro i cattolici non fa più ridere. Perché dai tempi d'Agostino, sono 2000 anni, quindi ormai l'argomento è saturo. E poi c'è una nuova categoria umana oggi su cui accanirsi. Dio, grazie, hai avuto pietà del tuo popolo e hai mandato sulla terra i vegani. Quanto sono rilassato da quando ci stanno i vegani. Mi sono proprio rilassato. E poi si lamentano ogni tanto. Sì, buono, sta lì 2000 anni, devi rilassare e poi ti rilassi pure tu. Allora, Agostino era un uomo del suo tempo, era uno come me, come te, e si vergognava. Aveva sentito dire che c'era questo prete bravo, che parlava bene, Ambrogio, che era simpatico, che faceva le battute, che c'era la chiesa sempre piena di giovani, anche di intellettuali, che faceva un ciclo di catechesi sui 10 comandamenti. Ah no, quello è un altro. No, ho sbagliato. Ambrogio, stiamo parlando di Ambrogio. Agostino decide di andarlo a sentire, ma no, dice non è che mi interessa quello che dice, no, io vado lì perché mi dicono che parla bene, voglio sentire come usa la retorica, io sono un retore, mi può interessare, c'è sempre da imparare anche dai preti. Entra dentro la basilica, vede una folla di gente che puzza, lebbrosi, patrizi, schiavi, donne, non aveva mai visto tanta diversità. Allora lui si trova un angolino davanti a una colonna, si mette lì e guarda da lontano questo omino che sale i gradini del presbiterio, tira fuori da sotto la tunica una clessidra, dice: ti do una clessidra di tempo, se non mi convinci me ne vado.
Non se n'è più andato da quella chiesa ed è tornato tutte le settimane. Un giorno, dopo una liturgia, vuole andare a parlare con quest'uomo. Va lì, entra in sagrestia e dice: Vescovo Ambrogio, io a me piace quello che dici, mi piace anche come lo dici, però poi mi sono letto i Vangeli, sono scritti male. Ma come si fa? Non c'è poesia, non c'è la poesia di Cicerone. Come si fa a leggere quella robaccia? Come si fa a credere a qualcosa che ha un aspetto così sgradevole? E Ambrogio gli dice: Agostino, ti chiami così, giusto? La parola di Dio è cibo per lattanti, che una volta ingerito cresce mano a mano che cresce il credente. Ma tu disdegni di essere un bambino. Finalmente un giorno Agostino va a casa dalla madre e dice: voglio il battesimo. E la gioia di Monica è tale, è così potente che il suo cuore non regge e si ammala.